nostri amici sono già partiti. E anche la maggior parte degli abitanti del nostro villaggio. Non è più possibile vivere qui. Come vedete, la terra sta scomparendo. È proprio così. Ce l'ha detto anche Debbie. Ci ha spiegato tutto. Il nostro suolo ghiacciato da migliaia di anni si sta sciogliendo. E presto tutti quanti saranno costretti ad abbandonare il villaggio. Dove sarà andata la nostra amica Debbie? Vedete, con lo scioglimento dei ghiacci e il cedimento del terreno non c'è futuro per i nostri giovani. Così hanno preferito partire per la città. E anche i genitori sono andati con loro. È stato lui? No, è colpa sua. Ma non capisco, perché non è andato via? Che farà in questo posto? Beh, 4 case del villaggio sono ancora abitabili. E ormai noi anziani siamo abituati a stare qui. Ma non ci sono più le foche e neanche i caribù. Vivere qui è difficile. E presto anche noi anziani ce ne dovremo andare. Purtroppo non possiamo essere di grande aiuto per quella gente. Avevamo fatto un articolo sul nostro giornale. Ricordate? Si intitolava «L'Alaska è in pericolo, la sentinella della civiltà chiede aiuto». Direi che è proprio un titolo molto appropriato. Però non li abbiamo aiutati abbastanza. Le nostre sono state soltanto parole e non fatti. Non dite così, avete fatto la vostra parte. Molta gente, organizzazioni e stati stanno offrendo il loro aiuto. Non è ancora abbastanza, ma tutti dobbiamo dare una mano. È un problema che riguarda il mondo intero. Laggiù, guardate! Come sono magri! Saranno affamati! Purtroppo anche per loro il mondo è cambiato, già. E non possiamo fare nulla. Ma per quale motivo, maestro? Perché il mondo è cambiato? Beh, molto tempo fa, sul suolo perennemente ghiacciato, si trovavano le alghe, i licheni e l'erba. Poi arrivarono i lemming, le volpi, i caribù, i trichechi, le foche e anche gli orsi. In origine, gli orsi erano bruni, almeno fino a 200.000 anni fa. Il colore del pelo cambiò per aiutarli nella caccia. Tutti questi animali vivevano in armonia, o piuttosto seguendo le regole naturali della sopravvivenza. Poi il ghiaccio si sciolse e così gli animali iniziarono a scomparire. Soltanto le foche rimasero. Ma gli orsi non riescono a catturarle nel loro habitat naturale. Sono forti e resistono anche 6 mesi senza mangiare, ma se non possono muoversi bloccati su una lastra di ghiaccio alla deriva, moriranno. E perché non si dirigono a nord? Laggiù troverebbero senza dubbio più ghiaccio e molto più cibo. Ma gli orsi si trovano già a nord e tutto quanto il ghiaccio che c'era qui una volta si sta per sciogliere ormai. Beh, perché non li trasferiscono al polo sud allora? Ho sentito dire che è grande e tutto ghiacciato. Ah, certo, l'Antartide è completamente ghiacciata, ma la temperatura al di sotto dei 60 gradi sarebbe letale per gli orsi. Purtroppo non c'è altro posto in cui andare per loro e neanche per l'uomo. Pensate che questa parte del mondo è stata ricoperta dal ghiaccio per moltissimi secoli, ragazzi miei. È così importante lo scioglimento dei ghiacci, maestro? Dovete sapere che 1 milione di chilometri quadrati di ghiaccio si è già sciolto solamente nel corso di quest'ultimo anno. E quanto è grande 1 milione di chilometri quadrati? Beh, è quasi 2 volte la grandezza della Francia. Ti è più chiaro adesso?
Tutto questo ghiaccio sciolto farà innalzare il livello del mare, è vero, maestro? No, mia cara, non è così. Anche se quel ghiaccio esisteva da molti secoli, era comunque composto dall'acqua del mare. E al Polo Nord non c'è terra gelata. Inoltre, l'acqua non aumenta di volume quando il ghiaccio si scioglie. Guardate. Stesso livello. Ma sono sicuro che lo sapevate già, ragazzi. Beh, certo che se fossero i ghiacciai della Groenlandia a sciogliersi, allora in quel caso sarebbe completamente diverso. Che cosa succederebbe, maestro? Sta facendo freddo, amici, ed è quasi ora di cena. A nome di tutti noi, capitano, vorrei ringraziarla per averci accolto a bordo della sua nave. Grazie a lei abbiamo compreso meglio il problema del riscaldamento globale del pianeta. E inoltre come la necessità di fare qualcosa per fermarlo sia urgente. Io combatto le vostre stesse battaglie, ragazzi, e poi lo faccio anche per il maestro, che è un mio vecchio amico. Beh, questo lo capisco, però se posso dire una cosa, le vostre cabine sono poco confortevoli. Che ha detto di male questa volta? Domani avremo quasi raggiunto la costa della Groenlandia e c'è molto più ghiaccio laggiù. È un peccato che voi dobbiate partire. Lo sapete che il passaggio verso il Pacifico è praticamente aperto? Ah, davvero? E come si attraversa? Ecco la baia di Baffin e il territorio Inuit. Noi invece ci troviamo in questo punto qui. Questa zona è sempre stata coperta da blocchi di ghiaccio. Per decenni molte navi provenienti da varie parti del mondo hanno tentato coraggiosamente, ma senza successo, di creare un passaggio attraverso zone impervie circondate da un mare ghiacciato più resistente della pietra. Nessuno è mai riuscito a navigarle. E inoltre alcuni non sono più tornati. Ora invece possiamo passarci facilmente. Guardate, si taglia qui passando sotto l'isola di Devon. E poi si arriva all'isola Victoria. Proseguendo dritto, si raggiunge il Pacifico senza problemi. Il ghiaccio si è ridotto a metà delle sue dimensioni, rendendo possibile il passaggio dall'Atlantico al Pacifico attraverso il nord. Mi sembra quasi impossibile. E con questo che differenza fa? Le imbarcazioni che provengono dall'Europa per l'Asia avranno da viaggiare 7.000 chilometri in meno. Un terzo del percorso. Che equivale a un terzo d'energia, tempo e denaro. Sai, il modo in cui ti sei lamentato delle cabine ieri sera non era affatto gentile. Non ti obblighiamo a restare sulla nave. Se vuoi, puoi scendere al prossimo porto. O sul prossimo blocco di ghiaccio. Guarda, che ne dici di questo? Non va bene? Ah, ti sentiresti solo. Allora ne troveremo uno già occupato da una foca. Ma no, ti sbagli. Gli orsi andrebbero molto meglio. Ma quanto sei spiritoso! Iceberg a tribordo, virare a destra! Quando si incrocia un iceberg così grande alla deriva in mezzo al mare, è molto meglio stargli alla larga. C'è il rischio che si stacchino degli altri blocchi di ghiaccio. Guardate il ghiacciaio della Groenlandia. Si è formato dalla pioggia congelata accumulatasi nel corso dei millenni sulla terraferma.
Se si sciogliesse tutto questo ghiaccio, allora ecco che potrebbe innalzarsi il livello del mare sul nostro pianeta. E c'è il rischio che si sciolga. I blocchi di ghiaccio e l'iceberg che abbiamo visto prima facevano parte di un ghiacciaio come questo. Il mare gelato creava un supporto alla base del ghiacciaio. Purtroppo, col riscaldamento globale, il ghiaccio si è sciolto e scivolando sotto la base, l'acqua ne ha provocato il distacco. Ecco qua. Succede questo. Vedete, ragazzi? Venite a vedere! D'accordo, ma fate molta attenzione, è pericoloso! Wow! Ma quassù è fantastico! Coraggio, è abbastanza, adesso scendi! Voglio farlo anch'io! Bravo! Molto bene! Io riuscirò a farlo meglio! Vi è piaciuto il viaggio nel profondo nord? Vi è sembrato utile? Sì, utile, molto utile. Ma non troppo confortevole, soprattutto per la mia pancia. Abbiamo visto che adesso si è aperto un passaggio anche a nord, ma prima che giro dovevano fare le imbarcazioni? Posso, maestro? Ma certo! Ecco, prova a guardare qui. C'è il passaggio a nord. E qui c'è il passaggio che si utilizzava prima per il canale di Panama. Però le grandi petroliere dovevano passare da Capo Horn. Un viaggio lungo e molto pericoloso. Mentre voi vi trovavate al nord, ho visto in TV che hanno scoperto un giacimento di petrolio da quelle parti. Che causerà sicuramente dei conflitti. Temo proprio di sì. Per adesso si tratta solo di una scoperta a livello teorico, però i russi hanno già inviato uno dei loro piccoli sottomarini per depositare la bandiera ad una profondità di ben 4.300 metri. Maggior parte di territorio costiero di Russia si affaccia su Polo. Questa terra appartiene a noi! Scusate, se mi è permesso, vi posso dimostrare che questa è la naturale estensione del territorio canadese. Non sono affatto d'accordo. Trovandosi sotto Lomonosov Ridge vuol dire che fa parte della Groenlandia, che è danese. Quindi quella terra appartiene a noi. Scusate, permettetemi, signori. Le isole artiche, che sono intorno al polo, appartengono alla Norvegia. Quindi questo territorio è nostro. Vi ricordo che l'Alaska appartiene agli Stati Uniti. Quella terra fa parte della Danimarca, è fuori discussione. Basta, state calmi. Scusate, signori, ma qui c'è l'Alaska, che è degli Stati Uniti, i quali, senza dire nulla, hanno deciso di inviare sul posto navi rompighiaccio, sottomarini e quant'altro per tenere tutto sotto controllo. Di conseguenza, oggi in quella zona potete vedere i prodotti della modernità installati dall'uomo, le torri di perforazione. Speriamo che non ci siano guerre a causa di questo petrolio. Non è il caso di fare altre guerre quando il pianeta ha bisogno d'aiuto. Dobbiamo impegnarci per salvaguardarlo. Ma purtroppo è così. La sete di potere rende l'essere umano cieco e sordo ad ogni cosa, tranne che alla sua ambizione. Guardate, ragazzi, voglio farvi un altro esempio. Nessuno può permettersi di fermare la corsa al progresso della nostra nazione! No, nessuno fermerà il progresso della nostra nazione! Forse l'inquinamento che continua ad avvelenare la nostra atmosfera, che è la principale causa del riscaldamento globale, costringerà alla ragione anche quelli che prima non volevano sentire. Spero che accada presto. E che succederà a questa gente se non cambierà idea? Beh, a loro nulla. E allora agli altri? Che può succedere a noi?
Non si può impedire ai cinesi, agli indiani, ai brasiliani e ad altri popoli di accrescere il loro sviluppo. Certo, naturalmente no, ma bisognerà fare in modo che sia uno sviluppo sostenibile, altrimenti... Cosa succederà? Beh, ragazzi, se andremo avanti di questo passo... Vedercela con l'inquinamento e di conseguenza con l'effetto serra che aumenterà sempre più. Capito? Si era già verificato un surriscaldamento simile. Certo, senza dubbio, più di 3 miliardi d'anni fa. Con le eruzioni vulcaniche e altri sconvolgimenti che avrebbero formato il nostro pianeta. E probabilmente di nuovo circa 400 milioni di anni fa. Però a quell'epoca... Non doveva esserci molta gente, vero? Beh, io direi che non ce n'era affatto. C'erano solo dei dinosauri. Spiacente, sappiamo quanto ti piacciono. Ma non c'erano nemmeno loro 400 milioni di anni fa. Ah, davvero? Ma quali conseguenze avrà su di noi il riscaldamento globale? Temperature eccessive e tempeste causate dal formarsi di masse nuvolose spinte dal calore. Non vi suona familiare? Siccità, fame, sete nel mondo. È possibile che questo non vi dica niente? Fame nel mondo? Ma con tutto il cibo che produce mio zio? Già, e la sete? Beh, io non ci credo affatto. Ci sono pur sempre i ghiacciai di montagna, non ho ragione. Sono giganteschi e non scompariranno all'improvviso. Mi dispiace contraddirti, ma hanno già iniziato a scomparire. E questo sta accadendo in tutto il mondo. Stavo pensando che per aiutarvi a capire meglio questo problema, dovrei portarvi a vedere qualche ghiacciaio. Vi piacerebbe? Sì! Che bello! Non c'è bisogno di parole, avete visto com'era soltanto qualche tempo fa e ora potete vedere com'è diventato oggi. Nonostante il ghiacciaio del Monte Bianco sia a un'altezza impressionante. Ed ecco il Kilimanjaro, è alto 6.000 metri. Guardate cos'è rimasto e non durerà ancora molto. Quello che vedete qui in Alaska sono i resti di ciò che un tempo era uno dei più imponenti ghiacciai del mondo. Quelli della cordigliera delle Ande in Perù si trovano a 6.000 metri d'altezza. Ammirate che paesaggio meraviglioso. Bene, i ghiacciai di cui avete visto qualche esempio alimentano le sorgenti e i fiumi che ci donano il 70% dell'acqua potabile. Allora si può sapere che succederà? Beh, la quantità d'acqua potabile a disposizione di tutti gli uomini sarà sempre meno. Mentre il loro numero non fa che aumentare, il che porterà ad aspri conflitti per procurarsela. E il Polo Sud ci sarebbe piaciuto tantissimo visitarlo. Già, ha ragione.
continuiamo a parlarne, ma non ci siamo mai stati. E laggiù è pieno d'acqua. Eppure non era molto lontano dall'America del Sud o dal Perù. No, niente affatto, soltanto 10.000 chilometri di distanza. Non fa molto caldo al Polo Sud, meno 60 gradi, e certe volte si scende fino a meno 90 gradi. Quindi, se non si è equipaggiati per questa spedizione, non se ne parla. Ma con temperature simili questo continente non potrà sciogliersi. Per fortuna, uno strato di ghiaccio spesso più di 3 chilometri si è accumulato nei millenni. Tuttavia, raccogliere questo ghiaccio non sarebbe certo una passeggiata. Questa discussione va per le lunghe e io non ho ancora capito che cosa ha a che fare con noi. Neanch'io. Voi due mi state proprio esasperando. Ecco, ascoltate Nicholas Stern. È un grande economista, rispettato in tutto il mondo. Forse lui vi farà capire. Ecco ciò che ci attende con una temperatura maggiore di 1 o 2 gradi. E invece con 3 gradi in più? Grazie, preferisco fermarmi qui. In ogni caso, le conseguenze sono ancora imprevedibili e fortunatamente non immediate. E l'aumento di 2 gradi di cui parlava il signor Stern è prevedibile? Sì, forse non entro i prossimi 100 anni, ma chi lo sa. Ora conoscete i comportamenti umani che minacciano il futuro del nostro pianeta. La foresta vergine che abbattiamo e distruggiamo, i fiumi e i mari che sporchiamo e inquiniamo senza nessuna cura. Col tempo le foreste e i mari hanno assorbito in gran parte il nostro inquinamento. E l'umanità continua a inquinare senza sosta, sempre di più, impedendo all'eccessivo calore di disperdersi nell'atmosfera. Ed ora in poi è assolutamente necessario cercare di dimezzare il nostro consumo di energie non rinnovabili. Non sarà facile, a meno che non lo facciamo tutti insieme. Perché molta gente è ancora come i due nostri amici laggiù. Hanno bisogno di vedere e toccare con mano per credere. E tuttavia non sono ancora soddisfatti. Tecnici, scienziati, organizzazioni e molti paesi lavorano per trovare delle soluzioni. Speriamo che la conoscenza e la saggezza dell'uomo, alla fine, abbiano la meglio.